Buongiorno a tutti. Dunque, questa è una serie aperta e ciò significa che sarete voi a decidere cosa succede nella prossima puntata tramite i vostri commenti sotto il video. Quindi mi raccomando, commentate e non fate i cunnuti. Buona visione. Questo morso! Io sono il re degli abissi, comandante dei mari! E con un cazzotto d'accuzzo ceppammi! Ma perché? Perché mi vuoi fare del male? Io non ti ho fatto niente! Come perché? Questo è un torneo, non vedi? E siamo alla finale, quindi ti squaglio un domani in pasta e poi t'anficco un dofonno! Oh, ma che sei pazzo? Che mi vuoi fare diventare una capricciosa? Aiuto! Aiuto, Giovanni, aiuto! Qua sono, fratello, che cosa ti aggiova, dimmi? Giovanni, ma che diventaste degnoso? Certo, un bar perché ho fatto un allenamento particolare con mio compare Maestro Saitama e mi sono caduti i capelli. Come ti permetti a darmi le spalle? T'ammazzo! Non è possibile, i miei colpi non ti fanno nulla! Ma che scelto, non hai capito che sono dignoso e i dignosi sono i più forti del mondo, eh? Ma tu, chi diavolo sei? Io sono Giovanni Vin Diesel One Punch Man! Ah, bastardo! Ho vinto il torneo e adesso potrò ripagare i miei debiti! Mettimi incinta, Giovanni, mettimi incinta! No, metti incinta me, scichimi tutta! Ti succo tutta come una vaccaretta! Ayemi è presente indicativo della prima persona singolare! Ma c'è meno casaleva! Signor Mammoro, che cosa ha detto? Mi scusi! Ha fatto le carimmine! Signor Mammoro, che sciamoneto! Mi scusi, professor Sucasimola, mi scusi! Signor Mammoro, mi dica che tempo è I am! Professore, ma se I am è presente indicativo, uveri, che cos'è passato? Allora, di uno studio fa un liscio cagadanisi ci sparano da testa! Professor Sucasimula, narabemo una bancarella di arancia rubata all'oncia, che ne facevi soldi! Signor Mammoro, ha 3 secondi di tempo per dirmi perché non ha studiato ieri! Va bene, professor Sucasimula, non mi spari, le spiego tutto, giuro, giuro! E allora forza, parla, prima che ti sparo un ghiommino in deconna! Inizio tutto ieri, quando sono andato in quella palestra di arti marziali per farmi insegnare il Kung Fu! Che bella palestra, un bari Enzo, sembra di essere in Giappone! Gambare, pittore, che sta davvero in marisotti, eh? Che c'è, ti ho detto che è Giuseppina De Bombo, ti pare che è una scupina qualsiasi? Chiamala, che non stai vedendo! Maestra Giuseppina, maestra! Unie! Ingiuni, signora Previdera, che ci fa a casa? A cattare i stumi, venisse che capisci, non ci n'è! Giovanotto, con mia picca spirito, picchi di scippa testa come una mascolina! Anzi, no, quella mascolina, come a stummo! Signora, ma si può sapere io che c'entro, che mi spaccavo faccio pagare i miei canelli tunenti! Ah, casi, figlia bastarda, e chi vuoi, soldi? Oh, mamma, ancora cambi? Vedi che stai aspettando l'ereditaio, eh? Ma stai attenta perché possibilmente io ti sangue tu, prima di mia, stai a rogare e c'è l'essere tutte cose, hai chiesa, e a parte pignataro. Non ci posso credere, la signora Primitera è la figlia di Giuseppina De Bombo! Oh, figlia bastarda, tu che vuoi l'eredità, perché non davvero a pigliare che domani, eh? Mettiti in guardia che ti scasso tutta le coppa! Gioacchina, Primitera non aveva bisogno di posizione di guardia. Ti pare che sogno come ti esce munita che si vede fibre brusse lì? Io spatto coppa qui e che? Ti mondaste la testa, ti mondaste, ma ora ti smondo io! Colpo dello stummo con occhio! Colpo da sparacanaccio spetto! Attenzione, sparacanaccio spetto contro stummo con occhio, la battaglia che divide il cielo. Signor Mammor, non riesco proprio a capire cosa c'entrano degli screzzi tra madre e figlia con il fatto che lei non ha studiato! E professor Sucasimula, mi dia il tempo di spiegare, ora ci arriviamo! E allora forza, che il tempo è denaro! Sì, dunque, la battaglia fra signora De Stummi e Giuseppina Boom è durata circa 4 ore, al termine delle quali quest'ultima mi diede finalmente udienza. Che cosa diavolo volete? Vi avverto che sono di cattivissimo umore oggi! Grandissima maestra sensei Giuseppina De Bombo, sono venuto a imparare il Kung Fu per partecipare al prossimo torneo di arti marziali! Mi dispiace, non posso allenarti! Cosa? E per quale motivo, scusi? Sto già allenando un altro ragazzo!
Ehi, ciao, Umbare. Non ci posso credere, ma tu sei quel ladro peripocco che stava rubando quella macchina? Maestra Sensei, ma che fambazio! Ma insegna la nobile arte del Kung Fu a questa feccia! Questo ragazzo ha giurato di avere chiuso per sempre con la vecchia vita. Inoltre è molto dotato fisicamente, ha una forza spaventosa. È un ottimo candidato per i miei insegnamenti. Piacere, Berdo. Io mi chiamo Angelo, sono di Piganello. Lo so che abbiamo iniziato col piede sbagliato, ma spero che possiamo essere amici. Pezzi bestia, Carnalavaro ha ribattuto Piganello 2, è per colpa tua se ora devo consegnare un sacco di soldi al mio amico e vuoi la mia amicizia? Eccola la mia amicizia! Di un po', ragazzo, hai mai studiato il Kung Fu prima d'ora? Non mi è mai sfiorato nemmeno il pensiero, maestra! Subete! Maestra, che cosa fa? Che ci pigliano, Latteri? Impressionante, sei riuscito a vedere il mio attacco! Non esistono molti uomini a questo mondo capaci di farlo! Inoltre, quando hai colpito Angelo nelle palline prima, non sono quasi riuscito a vederti! Dimmi, dimmi ragazzo, come fai? Come fai a essere così veloce senza aver studiato il Kung Fu? Per me è stata una questione di sopravvivenza, Sensei, fin da quando ero piccolo! A pranzo e a cena, per esempio, se non ero il più veloce dei miei tre fratelli, si ammuccavano tutti i puppetti che fanno e non me ne lasciavano nemmeno una! E poi a scuola, ovviamente, perseguitato dai bulli. Se non fossi stato più veloce di loro, a quest'ora mi avrebbero pestato tutti i giorni. Sono dovuto diventare velocissimo anche a copiare per non farmi scoprire dai professori. Tutta la mia vita è stata incentrata sulla velocità. Se non fossi stato veloce, a quest'ora non sarei sopravvissuto. Peccato che ora muori, cago, mangrasto, picchia appena ti piglio di pisto come un tappeto. Silenzio, Angelo! Uno forte di natura e l'altro veloce. Ho deciso, vi allenerò entrambi. Ma prima dovrete riuscire a battermi. Sensei, ma che cosa sta dicendo? Dico che dovete combattere entrambi contro di me, insieme. E se non riuscirete nemmeno a sfiorarmi, allora potete dire addio al vostro torneo. Ma Enzo, che cosa hai mangiato già a pranzo? Che vorrei, Giovanni, che cosa significa? Non c'è tempo, dai, sbrigati, dimmi che cosa hai mangiato. La pasta cacciaga. Perfetto. Aiuto! Aiuto! Signor Mammoro sta cercando di farmi venire da vomitare con questi racconti schifosi! No, professore Sukasimula, era per spiegarle che a causa dei piriti di Enzo, che fanno più fedora o banco una tonnina, la vecchia si è sentita male e siamo dovuti stare tutta la notte in ospedale! Sensei, la prego, si svegli! Oh, ma c'è tutto così bestia, Giovanni, ah! Ma la povera vecchia avesse dato ci fa respirare i miei pirità! E che sapeva che c'avevi un'amma chimica batteriologica andò culo, tu, Non è colpa mia, pasta cacciaga! E allora che cosa c'abbiamo qua? La vittima di intossicazione per pirita velenosi? Dottore, ma è così grave? Eh no, guarda, adesso ci facciamo una bella iniezione di vodka Red Bull che ci passano tutto così. E una, e due, e tre! Maestro Sensei, ma allora è viva! Che ti pare che la grande Giuseppina De Bomb muore per un birito scaffetoso? Lei fosse no, ma io stavo morendo per davvero! Avanti, tutte le case! E tanto, domani pomeriggio si iniziano gli allenamenti! Quindi ha capito, professore, non ha potuto studiare perché è stata colpa sua e adesso pirita, ma io un mazzo sto bastardo! Oh, professore Sukasimula, mi aiuti! Tutti fuori immediatamente, evacuare la scuola, siamo sotto attacco dell'ISIS! Ma tappavaro, ma che c'è per sparare bombe, bastardi? No, ma com'è possibile? L'ISIS è arrivato in Sicilia, moriremo tutti! Ciao a tutti, sono Davide Chio e oggi intervistiamo i catanesi per sapere cosa pensano dell'ISIS. Mi scusi lei. Buongiorno, prego, mi dica. Come possiamo fare per fermare l'ISIS? L'ISIS? E che ci vogliono i bombi? No, ammazzano a Davide Chio, minchia io mi volevo fare la foto! Oh, e ora pomeriggio che mi da lì a fa VJ? All'Akba! Minchia, spuntano, come fuggi sti terroristi? Non vi preoccupate, ci penso io a sti beduini! Pioggia di stelle! Minchia, uno figlio, la signora dei stumbi è più pericoloso di l'ISIS! Da scuda, bestia, vedi che vogliono mettere una bomba sul tetto della scuola, devi andarci tu! Io e tu, lo posteggiatore, restiamo qua e chi ci ne ci appassai? Cosa? Io devo andare là sopra che sta scoppiando la bomba? Non c'è tempo, se non ci vuoi ti faccio scoppiare io come una minicicciola! Va bene, allora vado! Signor maresciallo, allora che faccio? Ci sparo? No, oh, che spari? Che sei pazzo? Non lo sai come funziona in Italia. Prima di sparare ti devi assicurare se il soggetto è armato o no. E che lo sape che c'aveva ragione, signor maresciallo? Senta, mi scusi, lei, gentilissimo signor terrorista. Per caso, lei che è armato? Ah, un maresciallo scoppiavo come un popcorn scoppiavo! È stato bello, Giovanni, conoscerti! Addio!
Non ci posso credere, c'è Spider-Man! Ma quale Spider-Man? Giovanni, chi sto Capitano America è? Attento alle spalle, Spider-Man! Giovanni, ma che cavolo fai? Non lo so, Mario, agito di stinto, oh, god mio!